tanti auguri a chi porta nel nome l'eredità di un santo folle, innamorato di Dio, San Francesco di Paola. Quindi anche qui in studio e a casa, se c'è qualcuno, noi proprio questo santo oggi vogliamo celebrare, ricordare, partendo da quel posto di Roma dove la sua memoria è fortissima, la Basilica di Sant'Andrea delle Fratte, da cui abbiamo trasmesso la Santa Messa fino alla scorsa domenica, dove c'è la nostra Antonella Ventre. Antonella, a te. Eccola. Eccoci Lucia, buongiorno proprio da Sant'Andrea delle Fratte. Stamattina abbiamo voluto iniziare la nostra mattinata all'esterno di questa chiesa per farvela vedere finalmente, perché come dicevi tu, noi da qui trasmettiamo la messa ma vediamo sempre l'interno. Beh, questa è la facciata esterna, noi adesso entriamo proprio all'interno della chiesa perché qui, come dicevi tu, è festa grande. Si celebra San Francesco da Paola, ci sono tantissime celebrazioni e anche dei miracoli che ha fatto questo santo, quindi noi adesso entriamo dentro, ci sarà la benedizione del pane, è veramente una mattinata lunga di festa da celebrare insieme, quindi mi sposto all'interno per il momento, a te la linea, ci rivediamo tra poco. Grazie Antonella, festa, che festa sia lì e qui in studio questa mattina, per cui diamo il benvenuto a Padre Giacomo D'Orta, che è l'assistente generale dell'Ordine di... Padre Giacomo, grazie di essere venuto da noi. Grazie a voi. Per il pubblico di TV 2000 lei è un volto noto perché abbiamo seguito con grande attenzione i suoi... le sue omelie durante la celebrazione della Santa Messa proprio da Sant'Andrea delle Fratte. Perché questo santo ancora oggi attira tanti giovani che decidono di consacrarsi, pur avendo fatto lui una vita abbastanza austera, diciamoci la verità, non era, come dire, un gaudente? Per chi ama Dio tutto è possibile. Questo... Bella risposta, chapeau! Sintesi perfetta. L'ho attinta dal santo stesso, quindi mi è stato bellissima. Facile rispondere in tal modo. Innamorato di Dio. Senza dubbio. E di San Francesco, da cui prende il nome. Vogliamo provare, Padre Giacomo, a raccontare un po' la sua storia? Sì, mi è difficile farlo a mo' di sintesi, perché la sua vita è stata piena di eventi, piena di situazioni anche molto umane nelle quali si è trovato inserito, ma ecco, veramente testimoniando quella fede vera, forte, genuina, è riuscito sempre a fare la volontà di Dio anche quando le cose cominciavano a mettersi in un modo un po' più complesso. San Francesco è un santo del 1400, è nato il 27 marzo del 1416, poi sarebbe morto a 91 anni in Francia il 2 aprile, non a caso oggi stiamo parlando di lui. La sua vita, dicevo, è stata particolarmente bella, particolarmente avvincente. Noi cerchiamo di ricordarla sempre quando possibile, tanto è vero che abbiamo anche dato vita a una pia pratica, quella dei 13 venerdì in onore di San Francesco di Paola. Che cosa sono questi 13 venerdì? Allora, i 13 venerdì nascono come una pratica che a quanto pare il santo stesso ha desiderato, ma in riferimento a Gesù e i 12 apostoli. Quindi da qui i 13, il numero 13. Questa pratica prevedeva la confessione, la Santa Messa con particolari intenzioni legate proprio a onorare il Signore con i 12 apostoli, ma nel corso del tempo è mutata la forma e si è fatto poi riferimento al santo. E dato che di virtù ce ne sono tante e di eventi ce ne sono altrettanti, allora si è pensato di dare a ogni venerdì un tema e svilupparlo, per esempio il tema della mansuetudine, il tema dell'amore alla Madonna di San Francesco, il tema dell'obbedienza, eccetera, eccetera. Allora, per capirci un attimo, vita avventurosa. Uh-huh. Già il fatto che poi nasca in Calabria e muoia in Francia ci fa capire che era un viaggiatore, però era anche un eremita, il suo desiderio era quello di una totale intimità con Dio. E come si mettono insieme questi due aspetti della sua vita? Si mettono insieme perché il santo, quello vero, è colui che cerca sempre di vivere la volontà del Signore in ogni momento, anche quando magari le cose mutano nel corso degli anni e poi ecco, ci si ritrova a non fare quello che assolutamente si era pensato fin dall'inizio. Lui ha conservato questo spirito, questo taglio eremitico, nonostante poi ecco, la vita lo abbia portato a ben altri contesti. Desiderato, amatissimo, ambito anche dalle corti europee, perché era un uomo dalla fama di essere un taumaturgo, era un santo, eppure anche quando il suo desiderio, il suo cuore lo portava altrove, per obbedienza al Papa, si trova nella corte di Francia e lì poi spenderà gli ultimi anni della sua vita. Padre Giacomo, vogliamo andare a casa sua, con questa chiesa bellissima, noi invitiamo sempre, e dove spesso ritorniamo anche per tante altre cose, al Tempio della Madonna Miracolosa. Antonella, la festa è nelle tue mani, vai!
Ecco, la festa è nelle mie mani, ma più che altro nelle mani di padre Francesco Trebisonda. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Lucia. Ciao padre Giacomo. Buongiorno. Dicevano, siamo venuti a casa tua proprio a padre Giacomo. Perché questo luogo, lo vediamo alle nostre spalle, c'è proprio San Francesco, la sua statua che ci accoglie. Perché questo luogo oggi celebra la festa di San Francesco? Dunque, non tutti sanno che Sant'Andrea delle Fratte non solo è una basilica dedicata all'apostolo Andrea, appunto, ma anche a San Francesco di Paola. Purtroppo questo non tutti lo sanno e per questo motivo ci sta anche una grande devozione al santo, anche perché in questa basilica, come tutti voi sapete, ci sono proprio i figli spirituali, i frati minimi proprio fondati da San Francesco di Paola, e siamo qui dal 1585. Voi siete qui per accogliere le persone, ma quanto San Francesco nella sua vocazione ti dà la possibilità di accogliere queste persone che arrivano qua? Beh, il cuore della città accoglie tutti, soprattutto coloro che sono chiamati figli spirituali, devoti di San Francesco, e da qualche tempo a questa parte possiamo dire che Sant'Andrea delle Fratte è diventata la chiesa dei calabresi qui a Roma, perché tutti i calabresi che si ritrovano in capitale hanno il punto di riferimento proprio in questo luogo, perché qui trovano il loro padre, il loro padrone di casa. Anche perché, ricordiamolo, è il patrono della Calabria, ma non solo i calabresi sono devoti a questo grandissimo santo, ma sono tantissime le persone che insieme a voi hanno voluto fare un percorso, quello dei 13 venerdì. Lo hanno fatto anche insieme ad un oggetto, una reliquia di San Francesco che è qui alle nostre spalle. Guardiamo il servizio realizzato da Simone Di Tella. Benvenuti a Sant'Andrea delle Fratte, conosciuta meglio come il Santuario della Madonna del Miracolo, un luogo santo custodito da noi frati minimi, il cui fondatore è San Francesco di Paola. Ci troviamo a pochi passi da Piazza di Spagna, nel centro di Roma. San Francesco in questo luogo non c'è mai stato. Ha fatto costruire il convento a Roma, a Trinità dei Monti, quello che vedete sulla scala di Piazza di Spagna. E la scalinata poi nei secoli è stata fatta costruire dai frati minimi, proprio per accedere più facilmente al convento. Quest'anno è molto particolare perché ci troviamo nel quinto centenario della canonizzazione di San Francesco di Paola. Muore a Tours in Francia, appunto, il 2 aprile del 1507. In questi giorni in cui andremo a celebrare la festa liturgica di San Francesco di Paola, avremo tra noi una delle reliquie più importanti, la papalina di San Francesco di Paola. Era un copricapo che lui usava quando era a Tours in Francia. E qui è un'occasione particolare, eccezionale, perché in realtà è custodita nella casa generalizia che si trova sempre a Roma, però nei pressi del Colosseo. Quest'anno vogliamo dare ancora di più, maggiore risalto a questa eremita calabrese. Abbiamo iniziato con quella pratica che viene chiamata i 13 venerdì, che riteniamo uno dei tesori che San Francesco ha lasciato alla Chiesa e all'ordine dei minimi, perché è stato indetto in onore di Gesù e dei 12 apostoli, per questo ci sono 13 tappe. È un cammino appunto di conversione che porta alla liberazione della persona, che andando a riflettere, a meditare e a contemplare il mistero di Cristo, e poi si apre a quella che è il comandamento della carità che Gesù ci ha lasciato, e quello di amarsi gli uni gli altri come Lui ci ha amato. E per tutto il giorno padre Francesco rimarrà esposta alla reliquia di San Francesco, proprio per dare l'accoglienza e il benvenuto alle persone. Lucia, noi ci rivediamo tra pochissimo, perché la festa continua, la festa è durante tutta la giornata, ci sarà ancora la benedizione del pane e vi porteremo, pensate, anche a Paola sulla via dei miracoli di San Francesco. Ovviamente padre Francesco rimane con noi. Certo, sì, sono qui con molto piacere. Ci vediamo tra pochissimo, Lucia. Antonella, grazie, grazie a tutti e due come sempre. E richiedici la linea quando vuoi. Padre Giacomo, se uno dovesse raccontare all'uomo d'oggi la santità di Francesco da Paola, su che punti lei si fisserebbe? Probabilmente su due, sempre costretto a una sintesi, visto che ci sarebbe veramente tanto tanto da dire. Il primo è la ricerca della carità perfetta mediante una spiritualità legata alla Quaresima. Che vuol dire questo? La carità perfetta che cos'è? È l'imitazione di Dio,
Quindi l'idea, il taglio spirituale che San Francesco ha lasciato in eredità ai suoi figli, che per primo ha vissuto, era quello di conformarsi al Cristo penitente, e da qui anche persino un quarto voto, oltre ai famosi voti di castità, povertà e obbedienza, c'è persino un quarto voto che ha proprio come nome il voto di vita quaresimale. E come dicevo, all'uomo d'oggi si può far presente, all'uomo di ogni tempo, si può far presente la necessità comunque di non tralasciare questo aspetto. Noi siamo soliti, anzi è giusto perché questo è lo spirito del carisma, è vivere questa dimensione penitenziale però sempre nell'ambito della gioia, perché la penitenza cristiana non è un macerarsi, non è alcun tipo di pratica stoica o che di simile, ma al contrario è proprio conformazione al Cristo che, vivendo in questo modo, però ha adempiuto la volontà del Padre. Quindi noi lo facciamo sempre con uno spirito gioioso. E il secondo è, sull'esempio della vita del santo, è anche quella fermezza che lo contraddistinse nella fede. In tantissimi eventi, ecco qui ripeto, non posso... Proviamo a raccontarne qualcuno, perché lei ci sta dicendo che San Francesco non vacillò. Questo quando lei dice la fermezza, significa quello, di fronte alle sfide della vita, granitico nella sua fede? Sì, meravigliosamente tale. Ne porto qualche esempio, provo a prenderne uno, il primo che mi sovviene. Una volta riuscirono ad avvisare per tempo a San Francesco che se si fosse fatto trovare nel luogo dove egli dimorava, l'avrebbero arrestato, perché la sua figura era scomoda per i monarchi del tempo, ma San Francesco invece fu assolutamente deciso nel dire che se era volontà del Signore ciò sarebbe accaduto, altrimenti no. Quindi lui manifestò ancora una volta a chi gli era accanto l'idea che se si è stretti al Signore, ecco, questa è l'unica cosa importante da fare e da perseguire. E infatti poi le cose andarono in modo molto speciale, perché San Francesco, uno dei tanti miracoli, anzi si diceva che era un miracolo quando non faceva miracoli, si diceva così. Guardate che la vita, a leggere la vita di questo santo, è impressionante. Dove passava fiorivano le grazie, ma al tempo stesso questa parola che lei ha espresso, scomodo. San Francesco da Paolo era uno che se ne poteva stare pure tranquillo per i fatti suoi, e invece anche nei confronti dei ricchi, dei potenti del tempo, dei governanti, se c'era qualcosa che non andava, questa è una lezione che potremmo avere noi oggi adesso, non aveva paura dell'autorità altrui, era fermo anche nel difendere i diritti, possiamo dirlo. Possiamo raccontare qualche episodio a quel riguardo? Volentieri, volentieri. San Francesco, in più di un'occasione, anzi ho piacere a ricordarne una particolarmente eclatante, San Francesco aveva sempre detto pane, pane, vino al vino. Quando si ritrovò a Napoli, vuole la tradizione, proprio durante questo viaggio che gli compì verso la Francia, si ritrovò alla corte del re di Napoli, il quale gli offrì delle monete, chiaramente non con scopi pulitissimi, certo. Ma San Francesco dinanzi alla corte spezzò la moneta, dalla quale ne uscì sangue, e San Francesco diede la lettura di questo gesto nel dirgli: questo è il sangue che voi togliete, voi estirpate al popolo mediante la vostra tirannia. Guardate, altro che sindacalisti di un tempo. Torniamo sì. A Sant'Andrea, bellissimo questo episodio. Antonella. Sì, Lucia, in realtà questo episodio è uno dei tanti di una lunga serie della vita di San Francesco che noi celebriamo anche oggi, Padre Francesco, con questo pane davanti a me, perché oggi ci sarà nella lunga giornata di festa anche la benedizione del pane. La benedizione del pane che San Francesco in vita chiaramente distribuiva a tutti coloro che erano affamati. Si ricordano tantissimi aneddoti di San Francesco sul pane. Uno di questi è accaduto proprio in Corigliano Calabro. Qui si costruiva il suo santuario famosissimo, il suo convento. Gli operai non avevano da mangiare, erano tantissimi, oltre 60 operai che costruivano il convento, e da due pani San Francesco moltiplicò, poi ne moltiplicò tanti altri, e così li poté distribuire a tutti quegli uomini che lavoravano per lui, lavoravano per la costruzione della chiesa. Padre Francesco, quando ci sarà la benedizione di questo pane? Alle 8:30, la seguiremo in diretta, quindi rimanete con noi perché ci sarà
sarà la Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo Ausiliare di Roma Centro. E poi alle 12 avremo il pontificale con il Cardinale della Basilica, Monsignor Antonelli, e poi nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, si prevede il pienone qui in Basilica. Vi aspettiamo per il Santo Rosario, il Canto dei Vespri e la messa finale della giornata. Una lunga mattinata, però Lucia, noi non ci potevamo fermare solo a Roma, perché ovviamente questo è un luogo che ci ricorda San Francesco, ma ce ne sono tantissimi altri. Paola, la sua casa, la sua terra, c'è una strada che ricorda proprio i miracoli di San Francesco. Ci è andato Enrico, guardate qua. I luoghi che segnano il visitatore, il pellegrino, sono legati ai miracoli di San Francesco di Paola, in particolare alla via proprio chiamata dei miracoli che è dietro il santuario, un vero percorso di fede dove troviamo episodi legati alla costruzione del convento di Paola. In particolare vogliamo ricordare l'episodio della fornace di San Francesco. Questa fornace serviva per la costruzione del convento e c'era sempre questo fuoco acceso. Qui avvengono due prodigi: il santo entra tra le fiamme senza bruciarsi e ripara la fornace che stava crollando. Il secondo miracolo è legato invece agli animali. Aveva chiamato questo agnellino che teneva un po' con sé con il nome di Martinello. Durante una sua assenza, gli operai che lo aiutavano in questa costruzione mangiano questo agnello e gettano la pelle e le ossa che sono rimaste nel fuoco proprio per far scomparire ogni traccia. San Francesco al ritorno cerca l'agnellino ma non lo trova più. Gli operai confessano il loro misfatto e San Francesco vuol mostrare, ecco, la provvidenza e la potenza di Dio, e avvicinandosi alla fornace e richiamando alla vita l'agnellino Martinello. L'altro luogo invece è legato a un altro elemento naturale, l'acqua, la fonte della Cucchiarella. Durante una afosa giornata d'estate, gli operai che aiutavano San Francesco si lamentano perché dovevano andare a prendere sempre l'acqua nel fiume che passa proprio sotto il santuario, che si chiama Isca. Allora il santo, ecco, cosa fa? Con il bastone tocca sulla roccia per tre volte e da questa roccia incomincia a scaturire l'acqua, questa fonte che ancora zampilla dalla roccia e che i devoti, i fedeli, prendono appunto per devozione. E se lì c'è la fonte d'acqua, qui noi abbiamo il pane proprio per racchiudere tutto nell'Eucaristia. Ci lasciamo dando l'appuntamento ovviamente, Padre Francesco, per le 8:30 con la Santa Messa celebrata, come dicevi tu, da Monsignor Ruzzo. Ma in realtà la festa di San Francesco che voi celebrate qui non è solo oggi. Oggi è la festa di calendario, la festa universale, ma la Basilica di Sant'Andrea delle Fratte celebrerà la sua festa nei giorni 16, 17, 18 e vi aspettiamo soprattutto il 19 di maggio, quando in processione porteremo San Francesco per le vie della città. E sarà una bellissima processione proprio al centro della capitale, quindi noi sicuramente torneremo. Ti ringrazio, Padre Francesco, di essere stato con noi. Lucia, io aspetto ovviamente la celebrazione, così ti porto il pane, perché lo so che stavi per dire questo, e ci rivediamo tra poco. Facciamo una molichina per uno. Grazie, grazie, grazie a Padre Francesco, ad Antonella Ventre, ad Enrico Selleri. Ricordiamolo questo appuntamento, la metro Spagna è chiusa, purtroppo, quindi bisognerà scendere chiedo a Barberini, o è chiusa pure, no, pure quella è chiusa, abbiamo un po' di problemi a Roma, ma insomma la fede smuove le montagne, andiamoci perché oggi sarà festa grande, è vero, pure Barberini, purtroppo, tempi duri. Padre Giacomo, abbiamo visto quanti prodigi, si potrebbe pensare, Francesco da Paola è santo perché ha fatto i miracoli. No. No, la radice della sua spiritualità e soprattutto che fede consegna oggi questo santo. Ecco, davvero, come dicevo, una fede autentica che ci insegna, innanzitutto facendo eco a quello che ho detto prima, a non confondere la volontà di Dio con la propria. Bravo. Quindi noi, quando affermiamo di voler fare la volontà del Signore, vuol dire che ci dobbiamo mettere veramente a sua disposizione, e questo il santo ce l'ha davvero testimoniato con i fatti. Fatti, quindi intendo dal più largo spettro opere, che San Francesco ci insegna a essere sempre per noi cristiani, ed è questo che ci caratterizza, figli della fede. E non è una questione di numero di opere o altro simile, ma è ciò che scaturisce dall'incontro con Dio.
Ecco, questo è quello che deve caratterizzare ogni cristiano, e noi dobbiamo riflettere su questa nostra identità, su ciò che ci caratterizza. Cioè, la forza autentica dell'uomo di carità è la preghiera, è l'incontro con il Signore. Quindi a partire da quello che può scaturire la vita santa, non è un conquistare con le proprie forze la capacità di vivere il Vangelo, avremo perso in partenza, ma è proprio il metterci autenticamente a disposizione di Dio, farlo vivere in noi, direbbe un famosissimo versetto San Paolo della lettera ai Galati, far vivere il Cristo in noi. Ecco, questo è lo scopo. Non a caso in tanti casi si ricorda come San Francesco abbia voluto conformarsi al Signore Gesù, anche sullo stesso letto di morte abbracciò la croce, ma non era un semplice gesto, certo. Ma era al contrario l'espressione di una vita. E quindi ecco, in questo noi vogliamo leggere il proprium di San Francesco. Certo, tutti i santi hanno vissuto, chi in un modo, chi in un altro, questa dimensione, ma in San Francesco noi troviamo un taglio particolare sempre attuale. Che evidentemente attira ancora e sempre di più vocazioni giovanissime come la sua. Padre Giacomo d'Orta, grazie di cuore. Grazie a lei. Grazie di questa festa che, ripetiamo, sia a Paola, lo immaginate che in tutte le basiliche che portano il nome di San Francesco sarà veramente grande per tutti noi. E perché no, godiamocela anche a Roma in questa basilica bellissima. Grazie ancora ai frati Minimi e a Padre Giacomo d'Orta. Abbiamo pensato allo spirito, all'anima. Pensiamo anche alla salute del nostro corpo. Parleremo di allergie dopo la pubblicità. State con noi. Grazie.